È sempre con piacere che si fa la catechesi giovanile. Dunque, proseguiamo con il nostro libro L'uomo e il suo destino eterno. E però volevo incominciare facendo riferimento all'ultimo messaggio della Regina della Pace, la quale ci dice nel messaggio del gennaio del 2009 che lei è così a lungo con noi perché siamo sulla strada sbagliata. E d'altra parte anche nei messaggi precedenti la Madonna aveva espresso la sua preoccupazione in diversi modi. E questo sta a indicare che siamo, a mio parere, entrati in un tempo di durezza dei cuori che rischia di compromettere il futuro del mondo. Perché la durezza dei cuori, perché la Regina della Pace dice che Dio è il nostro futuro e che se non ci fosse lei qui ad aiutare, figlioli, dice, soltanto con mio aiuto aprirete gli occhi. È un crescendo dal mese di ottobre scorso ad oggi di messaggi preoccupati della Regina della Pace per la situazione del mondo. E vi ricordate che nel messaggio di Natale la Madonna ha detto, a Natale ha detto, correte, lavorate, fate, ma non avete la benedizione di Dio. Poi il 2 gennaio nel messaggio attraverso Miriana ha detto che mentre la grazia di Dio scende sulla terra i vostri cuori sono chiusi. E oggi appunto dice che siamo sulla strada sbagliata. D'altra parte basta guardarsi in giro per vedere che siamo sulla strada sbagliata. Cioè che il mondo, qual è la strada sbagliata? La strada sbagliata è quella che allontana da Dio. È quella, non so com'è la parola croata, non ho guardato la parola croata che viene tradotta in italiano sbagliata, però la Madonna fa sempre riferimento comunque alla Sacra Scrittura, laddove si parla di via dalla rovina, via dalla perdizione. Però nell'ultimo messaggio la Madonna ci dice anche che ci sono tanti che vivendo i miei messaggi comprendono che sono sulla strada della santità verso l'eternità. Ecco, quindi c'è anche un incoraggiamento per tutti quelli che alla luce dei messaggi della Madonna impostano la vita come cammino verso l'eternità. Ad ogni modo, non è per diciamo autoincensare noi stessi, ma per confermarci, come mia diciamo convinzione profonda, che siamo sulla strada giusta. Vorrei dire che la Madonna dice nel messaggio del 25 gennaio, cioè l'ultimo: desidero, figlioli, che uno di voi si innamori della vita eterna che è il vostro futuro. No, noi da un anno stiamo facendo questo libro, L'uomo e il suo destino eterno. Chiaro? Ecco. Ecco. Nel messaggio, aspettate, nel messaggio di ottobre la Madonna ha detto: cari figli, vi invito tutti in modo speciale a pregare per le mie intenzioni affinché attraverso le vostre preghiere si fermi il piano di Satana su questa terra, che ogni giorno più lontana da Dio e mette se stesso al posto di Dio e distrugge tutto ciò che è bello e buono nell'anima di uno di voi. E difatti, vedete, la nostra linea di catechesi adesso è l'ora di Satana, per dire che i cieli si incontrano. siamo in sintonia, io ritengo che siamo in sintonia con la Regina della Pace, anzi, oppure che mi copi perfino. Ma sapete com'è? È che a forza di leggere i suoi messaggi poi diventano carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, sentimenti del nostro cuore e pensieri della nostra mente. Questa è la verità. Cioè, senza accorgercene, attraverso i suoi messaggi la Madonna ci dà il suo modo di pensare e ci dà il suo modo di vedere, ci dà il suo modo di sentire, che è ben diverso da quello del mondo. Ecco. Allora, io intanto, adesso entro nel vivo della nostra catechesi di questa sera. Dunque, cosa stiamo dicendo? E stiamo dicendo
che Gesù Cristo ha salvato il mondo. Ed è l'unico che ha salvato il mondo. Ha salvato il mondo e ha salvato la nostra vita, perché la vita umana senza Gesù Cristo sarebbe una vita di condannati a morte. Di condannati a morte, ma morte in tutti i sensi. Morte spirituale, morte intellettuale, morte morale, morte fisica, morte eterna. Senza Gesù Cristo, questa è la situazione esistenziale del genere umano dopo il peccato originale. Questa situazione esistenziale di morte, cioè morte intellettuale, spirituale, cioè siamo nelle tenebre dell'errore, siamo nella cattiveria, siamo nel male, siamo senza prospettive, siamo senza futuro, siamo condannati alla morte fisica, siamo sotto il potere del maligno, questa situazione esistenziale basta aprire gli occhi per vederla. Difatti la Madonna dice nel suo messaggio del 25 gennaio: soltanto con mio aiuto, figlioli, aprirete gli occhi. Perché sono quelli che non aprono gli occhi, ma basta aprire gli occhi e si vede. Qual è la situazione esistenziale del genere umano e qual è la situazione esistenziale della nostra vita? Ma anche quelli che non vedono o non vogliono vedere, in realtà poi glielo vedi in faccia, che sono tristi, disperati, condannati a morte, sopravvivono. Difatti, qual è la grande battaglia che oggi si sta facendo nel mondo? La grande battaglia che oggi si sta facendo nel mondo è come mettere fine alla vita, cioè come impedire che si nasca. Dunque, ho sentito le ONG americane che si sono lamentate che, avendo il presidente Bush, il quale ha fatto il gravissimo errore della guerra, però ha fatto tante cose buone. Una delle cose buone che ha fatto, e che pochi conoscono perché la stampa internazionale non le ha pubblicizzate, ha tolto, non ha più finanziato le ONG che diffondono l'aborto nel mondo, e con quei soldi li ha dati alle ONG che hanno combattuto l'AIDS e hanno diffuso l'alfabetizzazione in Africa. Per cui uno va in Africa e trova tanti bambini che si chiamano Bush oggi, salvati dall'AIDS. Allora, queste ONG che sono state private di questi fondi, queste ONG abortiste, si sono lamentate che in questo modo loro non hanno potuto impedire 36 milioni di nascite in questi ultimi 4 anni, capito? Le lamentele. Cioè oggi la battaglia è come impedire le nascite e come eliminare le persone che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, cioè è la battaglia per la morte, senza contare poi le condizioni che si stanno e che sono già state costruite nel mondo per distruggere la terra. Dunque, questa è la realtà nella quale noi viviamo oggi. Allora io dico, questa è la situazione del mondo, che sarebbe disperata se non ci fosse Gesù Cristo, che sarebbe disperata se la Madonna non fosse qui in mezzo a noi. Questa è la verità. Scusate, se non ci fosse la Madonna in mezzo a noi, che prospettive di futuro avremmo? Con un mondo che è a rischio di autodistruzione. Ditemi voi che prospettive di futuro avremmo. D'altra parte, siamo in un momento in cui non ci possiamo fidare di nessuno, neanche dei governi, tanto meno poi delle organizzazioni internazionali, specialmente quelle economiche, che affamano la gente, come niente fosse, giocano sulla pelle della gente, giocano, capito? Voi vedete questa crisi economica, chi la paga? Tutti i poveri la pagano. Allora, non voglio fare della sociologia, però voglio dire che se non ci fosse questa presenza di Maria, che ci ricorda la salvezza di Gesù Cristo, ci sarebbe veramente un buio davanti a noi. Non avremmo prospettive né per noi né per i nostri figli. Veramente ci sarebbe paura di mettere al mondo dei bambini. Dunque, allora vediamo, allora, però quello che mi interessa è mostrare come Gesù Cristo ci ha salvati. Perché qual è il pericolo oggi? Il pericolo oggi è che la gente perde la fede. I cristiani perdono la fede, sapete perché? Perché dicono, ma il cristianesimo cosa ci ha portato?
Gesù Cristo di che cosa ci ha salvato? Cosa ci dà Gesù Cristo a noi? Difatti, qual è lo slogan che oggi, diciamo così, Satana ha coniato e che fa passare nella cultura contemporanea? È questo: senza Dio si vive meglio. Questo è lo slogan di Satana. È lo slogan che passa nel cuore della gente, nel cuore dei giovani, i quali poi tirano la conclusione: senza Dio si vive meglio. Dopo la morte non c'è più niente, godiamoci la vita. È quello che voglio mettere sui bus, no? Godiamoci la vita, capito? Con che cosa? Con le cambiali. Godiamoci la vita con che cosa? Con l'AIDS. Godiamoci la vita con che cosa? Col cancro. Cioè, voglio dire, cosa vuol dire? Uno si è scandalizzato perché ho detto: ma lei cosa tira fuori il cancro? Ma scusa, dico, cosa tira fuori il cancro? Siamo moribondi, condannati a morte, condannati alla sofferenza, vittime della nostra cattiveria e di quella degli altri, a rischio di autodistruzione. Voglio sapere, dico, come faccio a godermi la vita? Mi spiegano come faccio a godermi la vita? Tanto più che entro la fine del mese a pagare il canone Rai, per di più. Che domani è il 31. Allora vediamo da che cosa è salvato Gesù Cristo, perché io, difatti, Gesù Cristo veramente è il Salvatore, ma lo è nel senso forte della parola. Dunque, noi abbiamo visto intanto che Gesù Cristo, scendendo nel mondo, ci ha riconciliati con Dio. Cioè, questa è la cosa più importante, perché guardate che gli atei, noi dobbiamo metterci nella situazione degli atei, deve essere una cosa tremenda. Cioè, la loro situazione esistenziale è di tenebra assoluta, perché a un momento non sanno né perché sono al mondo, né da dove vengono né dove vanno. Non sanno niente sulle cose importanti. È inutile che dicano che noi siamo cretini. Io non voglio rispondere con, diciamo così, occhio per occhio 64, se no buonanotte. Dico, non voglio rispondere per le rime. Ma siamo cretini, ma sono loro che sono ciechi. Non sanno rispondere una parola. Non sanno spiegare niente. Io martedì ho seguito quella trasmissione televisiva dove veniva presentato il mio libro L'ora di Satana, no? E c'erano anche due persone ate, da rispettare, per la carità, ci mancherebbe altro. Però, a un certo momento, cosa dicono? Ah sì, state attenti, il male esiste, il bene esiste, il male, ma non esiste il diavolo, cioè non esiste il diavolo. Dice, esiste il bene, esiste il male. Dentro l'uomo c'è il bene, c'è il male. Questa è la loro tesi. Non esiste il diavolo. Effettivamente io capisco che con la ragione umana non si arriva ad affermare l'esistenza del diavolo. Con la ragione umana non puoi tu con la ragione umana arrivare a dimostrare che esiste il diavolo. Casomai con la ragione umana arrivi ad affermare che esiste Dio. Dalle opere della creazione arrivi a dire che esiste Dio. Ma che esiste il diavolo è difficile, perché da che cosa argomenti? Sì, argomenti dal male che c'è, ma tu dal male che c'è arrivare a dire che c'è un angelo cattivo non ci arrivi con la ragione umana, anche se comunque in tutte le religioni c'è questa presenza del diavolo, il che vuol dire che un presentimento c'era. Noi l'esistenza di Satana la conosciamo dalla rivelazione, Dio che ce l'ha rivelata, ed è soprattutto il Nuovo Testamento che ce l'ha rivelata. Cioè, il diavolo è esploso, è uscito dall'inferno, cioè è uscito dalle tenebre, dal nascondimento, quando è venuta la luce, quando è venuto Gesù Cristo. Capito? Mentre con Adamo si era nascosto sotto le sembianze di un serpente, con Gesù Cristo, caro te, è venuto fuori alla luce. L'ha affrontato direttamente. Allora, te hai detto, loro, alla domanda, come fai a spiegare che nell'uomo c'è il bene e c'è il male? Cioè, scusa, dice, ah, il diavolo non c'è. C'è nell'uomo il bene, c'è nell'uomo il male. Poi noi abbiamo ipostatizzato il bene con Dio e il male col demonio. Io dico, spiegami, perché nell'uomo c'è il bene, c'è il male. Spiegamelo. Me lo spieghi un attimo, perché nell'uomo c'è il bene e c'è il male. A questo punto non sanno, affermano, ma non sanno spiegare il perché. Noi cristiani sappiamo dire il perché.
E lo facciamo con la divina rivelazione. Diciamo che nell'uomo c'è il bene e il male. C'è il bene perché Dio ha creato l'uomo buono. E c'è il male perché l'uomo si è pervertito. Capito? E questa è la spiegazione del male. L'uomo si è pervertito e si è fatto morsicare dal serpente. Ha introiettato il veleno del serpente, la superbia e la disubbidienza. Ecco perché c'è il male. Capito? Dunque, non sanno spiegare, non sanno dire, non sanno rendere ragione dell'esistenza umana. Allora, Gesù Cristo ci ha liberati dal potere delle tenebre, dal potere delle porte dell'inferno, capito? Dal potere di Satana ci ha liberati. Prima cosa, difatti, dice Benedetto XVI, che la diffusione del cristianesimo nel mondo antico, guarda che il mondo antico, cioè i pagani, il mondo greco-ellenistico, l'impero romano, era molto religioso. Quello che noi chiamiamo pagani avevano un eccesso di religione. Tant'è vero che hanno fatto costruire anche il tempio per tutti gli dèi, il Pantheon, no? Solo che la maggioranza delle loro entità religiose erano demoni. Avevano il culto dei demoni, il terrore dei demoni e molte pratiche religiose erano per scongiurare i demoni. Per cui, che erano presenti e dominavano il mondo, prima della venuta di Cristo. Allora, dice Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth, la conversione al cristianesimo è venuta per la potenza della religione cristiana che cacciava i demoni, che liberava la gente dai demoni. Che liberava la gente da questa potenza delle tenebre, capito? La forza che ha fatto sì che l'impero romano diventasse cristiano è stata la potenza della parola di Dio contro i demoni ed è stato l'annuncio della resurrezione dei morti. Ma questa forza dobbiamo attuarla anche oggi, capito? Cacciare i demoni con la parola di Dio. E quindi lo spirito della verità contro lo spirito della menzogna, lo spirito dell'amore contro lo spirito dell'odio, e nel medesimo tempo annunciare la vita eterna, l'immortalità dell'anima, la resurrezione dei morti, la vita come cammino verso l'eternità. Perché se non annunciamo queste cose, da che cosa si sente liberata la gente? Scusa. Questo dunque è la prima cosa che abbiamo messo in rilievo l'ultima volta, è la potenza di Cristo contro i demoni. Man mano che Cristo avanzava, i demoni scappavano, erano terrorizzati, e tuttavia Satana, che è certamente lo spirito che più di tutti ha resistito a Cristo, lo ha affrontato nella tentazione, ma sconfitto gli ha preparato, quando Satana non riesce a sedurti, ti perseguita fino ad ammazzarti. Quindi quelli che sono disturbati dal demonio non devono essere dispiaciuti. Devono essere contenti, perché il demonio, se riesce a ingannarti, a sedurti con la tentazione, a prenderti e a metterti a bagnomaria nel peccato, ti lascia stare, anzi non ti tocca, non si fa sentire che c'è, perché ormai, capito, sei nella padella. Ma quando tu resisti alla tentazione, il demonio ti attacca con la persecuzione, ti disturba in mille modi, ti aizza contro la gente, ti crea il polverone intorno. Per quale motivo? Ti ostacola, per impedirti di andare avanti. Perché tu, non avendo ceduto alla seduzione, cedi allo scoraggiamento e getti la spugna, capito? Non combatta più. Quindi con Gesù Cristo il demonio ha fatto uguale. Non essendo riuscito a sedurlo con un falso messianismo, l'ha attaccato per distruggerlo. Capito? Lui è menzognero e assassino. Non essendo riuscito a sedurlo con la menzogna di un messianismo politico di successo, l'ha attaccato per distruggerlo. E come fa il demonio a distruggere una persona? Gli aizza contro gli altri. Capito? Gli aizza contro gli altri. E gli altri che sono lontani, ma soprattutto quelli che sono vicini a te. Cioè Giuda nel caso specifico. Capito? Quelli i tuoi di casa, i vicini, te la inizia contro finché non ti va fuori. Dunque, questa dunque è la grande liberazione che Cristo dà al mondo, la liberazione dal potere del maligno.
ci ha liberati dal potere del maligno e invece dell'impero delle tenebre, nel mondo si è affermato e si afferma il regno di Dio, che è il regno dell'amore, della libertà e della gioia. Mentre il regno delle tenebre è il regno dell'odio, della tristezza, della schiavitù e della violenza. E questi due mondi oggi cercano di conquistare il nostro cuore e cercano di conquistare la società. Capito? L'impero delle tenebre è il regno di Dio. Gesù Cristo ha combattuto l'impero delle tenebre portando con la sua persona e con la sua parola in mezzo a noi il regno di Dio. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Noi, quando abbiamo Gesù nel cuore, siamo già nel regno di Dio. Dio regna su di noi, capito? Siamo nel regno della luce, della pace, della gioia, dell'eternità. Siamo stati sottratti, diciamo così, alla schiavitù, al regno della schiavitù, capito? Alla dittatura del male. Perché l'impero delle tenebre è la dittatura del male. Il regno di Dio è la gioia del bene, capito? È la gioia dell'amore, è la gioia di essere figli di Dio e fratelli fra di noi. Adesso voglio mettere in evidenza un altro aspetto della liberazione del genere umano che Gesù Cristo ha portato. E cioè, Gesù Cristo ha portato la luce nel mondo. Gesù Cristo ha portato la verità nel mondo. Perché? Perché senza di Lui nel mondo non c'è né luce né verità. Infatti, quando l'umanità è stata creata, cioè i nostri progenitori, sono stati creati con l'amicizia divina, la prospettiva della vita eterna, il dono dell'immortalità, ma anche il dono della sapienza. Col peccato originale noi abbiamo perso il dono della sapienza, siamo precipitati nelle tenebre. Cosa vuol dire essere precipitati nelle tenebre? Vuol dire una cosa molto semplice, che è un'esperienza che facciamo tutti noi quando non ci facciamo illuminare dalla fede, e cioè che noi qui sulla terra, gli uomini qui sulla terra, tu pieni non credenti, no? Pieni non credenti, quelli che oggi va per la maggiore, no? Per esempio, abbiamo sentito tutti uno dei rappresentanti dei non credenti che ha scritto "Uomo che non credeva in Dio", che alla televisione ha detto: che differenza c'è fra l'uomo e una mosca? L'unica differenza che c'è è che l'uomo sa di morire, la mosca non sa di morire. Cioè, la somma sapienza di chi non crede. Che differenza c'è fra l'uomo e una mosca? Io ti dico, la mosca non paga le tasse e gli uomini la pagano. E per mangiare va sul piatto già preparato. Caspita. Dunque, un non credente non sa la differenza c'è fra l'uomo e una mosca. Cioè non sanno nulla della vita. I non credenti, anche gli scienziati, sì, magari sapranno che l'acqua è H2O, d'accordo, oppure sanno che eccetera eccetera, no? Sono specializzati, cioè cioè c'è un'intelligenza che riesce a sfruttare le leggi del mondo, e quindi la scienza, la tecnica, d'accordo, per carità, non dico, io non mi lamento di usare la macchina, anche se l'inventore del motoroscopio è un mio confratello, se non lo sapete voi, Padre Barsanti. Dunque, pure un prete è l'inventore del motoroscopio, pensate voi in che stato siamo? Difatti è sepolto a Santa Croce, nella Basilica di Santa Croce a Firenze, dove sono tutti, dove c'è Galileo Galilei, certo, come no. Dunque, a parte questo inciso, però gli uomini sì, sanno tante cose per quanto riguarda, sanno qualcosa, dico, non è che sanno tante cose, sanno qualcosa per quanto riguarda la composizione di questo mondo, la scienza, la tecnica avanza, per carità, siamo ben felici delle conquiste della scienza e della tecnica, specialmente per quanto riguarda gli antibiotici, diciamo, ecco, ma
quando andiamo alle cose più importanti, cioè chi è l'uomo, non sanno dire niente. Anzi, dicono strafalcioni che stanno nel cielo e in terra, cioè dicono che l'uomo è un animale. Dicono che non c'è nessuna differenza fra l'uomo e la scimmia, capito? Il mondo delle scimmie. Cioè, dicono cose che stanno in cielo e in terra anche dal punto di vista razionale. Almeno gli antichi, dico gli antichi, i filosofi greci, hanno capito che l'uomo ha la ragione, ha la luce dell'intelligenza, ha la libera volontà, ha la coscienza, capito? Ha il pentimento, ha le lacrime, ha la bontà, ha la cattiveria, ha la santità, ha la perdizione. C'è una differenza abissale. No, non la vedono. Capito? C'è Scaffari che ha scritto un libro che dimostrava che, insomma, in poche parole, il fatto che uno fa il bene o fa il male, eccetera, erano composizioni di cellule, erano composizioni, cioè zero, cioè roba da, cioè, per quello ci prende la pagella sotto zero, capito? Meno uno, meno due, meno tre. Sulla vita, una vecchietta che ascolta Radio Maria, sulla vita sa molto meglio di tutti i sapientoni di questo mondo, perché una vecchietta che ascolta Radio Maria, se tu gli dici perché stai al mondo, ti dice ti adoro mio Dio, ti ringrazio di tutto quello che, perché mi hai creato redento, fatto cristiano, dice che Dio mi ha creato, che Dio mi aspetta in cielo, che ho un'anima immortale, ti dice che osservare i comandamenti è il bene, che non osservare è il male. Sa tutte queste cose che i grandi maestri dell'umanità a stento sono riusciti a capire qua e là, perché abbiamo comunque la luce della ragione con la quale riusciamo a dimostrare che Dio esiste, che fare, che il bene, che ammazzare è male, che rubare è male, eccetera eccetera. Il minimo di luce della ragione ce l'abbiamo, tutti abbiamo la coscienza. Quindi, ma nonostante questo, gli uomini brancano fondamentalmente nelle tenebre. Branco nelle tenebre, ma dico oggi, non gli uomini di ieri, quelli di oggi, non sanno perché stanno al mondo, non sanno a cosa serve la vita. Voi sapete perché tanti giovani al venerdì mattina, sabato mattina, sono cadaveri lungo i cili delle strade? Sapete perché? Guardate, non dite mica che perché hanno bevuto l'alcol, eccetera. La ragione è molto semplice. Perché non sanno qual è il valore della vita, non sanno perché stanno al mondo, sperimentano il vuoto più totale, e allora cosa fanno? Buttano via la vita, prima bevendo tutta la sera, poi magari prendendo la droga e poi mettendo la macchina a 200 all'ora, tanto la valla spacca. Cioè ormai la macchina per molti è diventata come la roulette russa, capito? O la valla spacca, tanto. E poi la cosa buffa, che non sempre in 4 per volta, 5 per volta, ma è che ne muoie uno e due si salvano. Non so se ci fate caso. Questa è la realtà, questa è la verità. E oggi, non è che ieri, oggi la gente non sa perché sta al mondo. Non sa cosa serve la vita. Non sa che cosa è il bene, che cosa è il male. Quindi si trova in una situazione di ignoranza sulle cose fondamentali, perché noi, qual è la differenza che c'è fra noi e il gatto, scusate? La differenza che c'è fra noi e il gatto è molto semplice, che al gatto basta mangiare e dormire. E per lui è risolto il problema della vita. Chiaro? All'uomo non basta risolvere il problema della vita. L'uomo si chiede perché vive. Si interroga sul senso della vita. Si interroga sul bene e sul male. E quando va a letto, e quando il gatto dorme, ha la pancia piena, dorme. Ma l'uomo che ha fatto il male e va a letto la sera, non dorme. Se non ha ancora soffocato la coscienza, sente il rimorso della coscienza. Dunque, in un mondo di tenebre, Gesù Cristo è venuto a portare la luce, ma una luce così grande che più grande non c'è. Ma di fronte alla luce di Gesù Cristo, quella degli altri uomini, ma dico anche dei più grandi geni dell'umanità, dei più grandi filosofi, dei più grandi rappresentanti delle religioni, rispetto a Gesù Cristo, alla sua sapienza, alla sua luce, tutto il resto sono lucignoli fumiganti, ma una frase di Gesù Cristo vale tutte le opere dell'umanità. Basterebbe la frase di Gesù Cristo: amate i vostri nemici. Questa frase qui non la trovate in nessun libro dell'umanità, in nessuno.
E questa frase è l'unica che salva il mondo, sapete? Perché o facciamo questo non ci salveremo, eh? Perché oggi non ci sono più le spade e i coltelli, capito, come i tre moschettieri. Dunque, la sapienza di Gesù Cristo è incredibile, cioè è venuta veramente la luce, ha portato la luce nel mondo. Quindi come mi dico, ma cosa ha portato Gesù Cristo? Primo, Gesù Cristo ci ha liberati dal potere delle tenebre, abbiamo detto. Secondo, ci ha portato la luce. La luce che è lui è la luce, io sono la luce del mondo. Lui è la luce del mondo e la sua parola è la grande luce che illumina la vita umana. Gesù Cristo, cioè se uno vuol sapere chi è Dio, o guarda Gesù Cristo o non sa chi è Dio. È impossibile conoscere Gesù Cristo al di fuori di Dio. Ma questa cosa qui, hanno fatto fatica a capire perfino i cristiani, specialmente quelli che dicono che le tre religioni monoteistiche sono uguali. Avete sentito che da qualche anno non si parla più di religioni monoteistiche? Da quando l'ho presa a caccia nel sedere, questi tre monoteismi, più nessuno ne ha più parlato. Ma dico, ma scusate, le tre religioni monoteistiche. Il Dio dei musulmani è ben diverso dal Dio cristiano. Il Dio dei musulmani, che con tutto rispetto, io concretamente, avendo vissuto un anno con i musulmani, io rispetto i musulmani, perché li ho visti pregare sinceramente. Io nell'Islam ho visto lo spirito della preghiera, ma non solo quello delle moschee, fuori dalle moschee, ho visto gente pia, ma non conoscono Dio, perché per loro Dio è lontano, è lontanissimo, è irraggiungibile. E non è che mi vengono a citare il Corano che dice ma Dio è più vicino alla tua vena jugulare qua, no, di fatto per il musulmano Dio è talmente lontano che lui può solo sottomettersi e fare la sua volontà ciecamente, senza mettere in discussione. Io mi ricordo che una madre musulmana che si è convertita al cristianesimo, intervenendo a Radio Maria, che aveva 5 figli, di cui 2 si sono fatti preti. E lei diceva, era una madre musulmana che si è convertita al cristianesimo, dice, ma io, sai, ho io 2 figli che si sono fatti preti, ma non riesco a capire come possa un prete essere mediatore fra Dio e gli uomini. Ma Dio è altissimo, diceva lei. Capito? È altissimo, irraggiungibile. Tanto è vero che il paradiso musulmano non è l'amicizia con Dio, è il godimento dei beni terreni. Non è che l'Islam, quando parla del paradiso e propone i beni terreni, eccetera, eccetera, no. Non è che lo fa perché è materialista, ma perché per lui, per il musulmano, non è possibile in cielo essere partecipi dell'amore di Dio, che è troppo lontano. E allora dovremmo essere, il paradiso sarà fatto da cose di questo mondo, perché Dio è inaccessibile. Ma dico dell'Islam perché essendo una religione che comunque ha preso molto dalla Bibbia, perché Maometto conosceva le comunità ebraiche e cristiane, è la religione che tutto sommato ha perlomeno un monoteismo, ma nel mondo fuori dall'Islam, ma neanche nella filosofia, Dio è sconosciuto. Gli uomini non riescono a conoscere Dio, sì, magari arrivano a dire che Dio c'è, come hanno fatto alcuni filosofi, ma poi si sono persi in tanti di quegli errori da far spavento. Da far spavento. Perché? Perché la mente umana, la ragione umana, è indebolita dal male, indebolita dal peccato. Gli uomini col male, col peccato, si accecano e non vedono più la luce e arrivano a negare Dio. Arrivano a dire che Dio non c'è o dicono di Dio delle stravaggioni enormi. L'unico che ci ha parlato di Dio è Gesù Cristo, certamente prima di lui anche i profeti di Israele, è stata una rivelazione progressiva. Già nell'Antico Testamento c'è il grande volto di Dio che è pieno di misericordia e di bontà, capito? È la sposa, e Israele è la sposa dello sposo, quindi c'è già tanto, ma chi si è rivelato Dio come uno che si ama talmente tanto da farsi uomo è Gesù Cristo che ce l'ha rivelato. È Gesù Cristo che ci ha rivelato la vita intima di Dio, che è comunione eterna di amore. Lui ci ha portato questa luce, questa conoscenza di Dio. Diversamente noi saremmo nelle tenebre più totali. Non sapremo niente di Dio. Saremmo su questa terra e non sappiamo perché esiste l'universo, né chi l'ha fatto, né perché siamo al mondo, né chi è Dio.
Voi sapete per esempio che le religioni iraniane, quelle prima dell'Islam, siccome nell'uomo c'è il bene e c'è il male, hanno concluso che esiste il Dio del bene e il Dio del male. Voi pensate se esistesse il Dio del male? Pensate se Satana fosse onnipotente? Che cosa tremenda sarebbe? Ci farebbe pagare le tasse per tutta l'eternità, come minimo. Dunque, Gesù Cristo ci è arrivato Dio, ma come amore, come misericordia, come bontà, capito? Come uno che si porta a condividere la sua gioia eterna per tutta l'eternità, che ci ha elevati alla partecipazione della vita divina. Allora, come si può dire cosa ci ha portato Gesù Cristo? Ma scherziamo, cosa ci ha portato Gesù Cristo? Ci ha liberati dal tiranno, dalla sanguisuga, dal dittatore, capito? Dall'Hitler con le corna ci ha liberato. E ci ha portato Dio, la sua paternità, la sua bontà, il suo amore, la sua luce, la sua misericordia, la sua provvidenza. Ma non ce l'ha portato nel senso che ce l'ha portato nel cuore. Perché noi col battesimo siamo tempio della Santissima Trinità. Per cui io quando parlo con Gesù che è qui nel mio cuore. E è nel mio cuore tutto il giorno e tutta la notte. E ci parlo specialmente di notte, perché di notte nessuno mi disturba. Ma è ovvio, io dormo ma il mio cuore veglia, dice il Cantico dei Cantici. Ma Gesù Cristo ci ha portato Dio nel cuore. Noi siamo il tempio della Santissima Trinità. E quando dico questo, dico una cosa che si può sperimentare, come ci dice la Regina della Pace, che ci dice, nella preghiera sperimenterete Dio. Si sperimenta Dio. Cosa si sperimenta? Si sperimenta il suo perdono. Si sperimenta la sua misericordia. Si sperimenta la sua paternità. Si sperimenta la sua pace. Si sperimenta il suo incoraggiamento, si sperimenta la sua luce, si sperimenta la sua forza, si sperimenta il coraggio che ci dà, si sperimenta la sua sapienza. Tutto ciò che è di Dio, Lui ce lo dà a noi, nella preghiera ce lo dà, ci riveste di luce, capito? Difatti, quelli che sono pieni di Dio, ma neanche il vigile urbano li ferma. Chi ferma uno che è pieno di Dio? Diventa una forza travolgente. Guardate, quando uno è pieno di Dio, capito? Quando Gesù Cristo ha detto nel Getsemani, chi cercate? Hanno detto Gesù di Nazareth. Lui se diceva sono io, lo prendevano subito. Ha detto io sono. Cioè ha pronunciato il nome di Yahweh per sé. Ha attribuito la divinità. Quando Gesù ha risposto io sono, si è dato il nome di Yahweh, l'impronunciabile, il nome divino. Quando ha detto io sono stramazzati tutti a terra. Quando uno parla con la potenza di Dio, stanno tutti zitti. Capito? Stanno tutti zitti. È una potenza che non si può descrivere, ma questa potenza video ce l'hanno i santi nel cuore. Quindi, Gesù Cristo, è per quello che davanti a Gesù Cristo, cioè la gente era stupefatta perché Dio era in lui, lui era Dio. Il potere dell'inferno non ha potuto fare niente, anzi quando ha cercato di distruggerlo, con quella distruzione Dio ha salvato il mondo. Questa è la potenza di Dio, l'onnipotenza di Dio, che è presente in Gesù Cristo. Ma fuori di Gesù Cristo dove lo vedete Dio voi? Fuori di Gesù Cristo dove lo vedete? Dove lo vedete? Parlo del Dio vero, cioè il Dio dell'amore, il Dio della pace, il Dio della luce, il Dio della verità, il Dio della salvezza. Fuori di Gesù Cristo, dov'è che è? Quindi Gesù Cristo ci ha rivelato Dio, presente in Lui, tant'è vero che ha detto, chi vede me vede il Padre, per cui uno che vuol conoscere Dio non deve altro che guardare a Gesù Cristo. Perché è attraverso la sua umanità che noi vediamo la divinità. Perché noi la divinità, noi uomini, la divinità, come facciamo a conoscerla che il nostro linguaggio è umano? I nostri concetti sono umani? Noi conosciamo le cose di questo mondo, allora Dio si è fatto uomo. E l'umanità di Gesù Cristo è l'alfabeto con cui noi apprendiamo la divinità.
È una cosa meravigliosa. Cioè non si può che studiare Gesù Cristo, che ogni sua parola, ogni suo gesto, ogni suo sentimento, tutto ciò che è in lui rivela Dio. Come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, tutto in Gesù Cristo, la sua persona, perfino i suoi occhi, tutto, il corpo, tutto, in Gesù Cristo tutto rivela Dio. Quindi come il mondo rivela qualcosa di Dio, la sua potenza, la sua sapienza, il suo amore, però al massimo noi attraverso questi segni possiamo arrivare a dire che c'è, o che ha alcune perfezioni come l'onnipotenza, la sapienza. Ma solo in Gesù Cristo sappiamo chi è Dio dentro Dio, cioè Dio che è amore, che è luce, che è pace, che è gioia. Allora, Gesù Cristo ci ha illuminato il mondo perché ci ha rivelato Dio. E ti pare poco? In un mondo di somari, che sanno niente di Dio. Lui ci ha detto chi è Dio. E chi ce l'ha detto se no? E da chi apprendiamo che c'è Dio? Ma il fatto che ci sia Dio, scusate, vi pare poco? A me conoscere Dio mi interessa più di qualsiasi altra cosa. Che me ne infischio io di prendere 25 lauree. Saprei tutte le cose del mondo se poi non so chi è Dio. Che me ne faccio un bel baffo. Me ne faccio un baffo io della sapienza umana se non ho quella divina. Per me sapere chi è Dio è più importante che sapere tutte le cose del mondo. Ma io so chi è Dio perché Cristo me l'ha rivelato. Perché io guardo a Lui e conosco chi è Dio. E conoscendo chi è Dio, conosco me stesso. Conosco me stesso. Cioè io guardo a Gesù Cristo, conosco chi è Dio e conosco me stesso. Perché conosco me stesso? Perché se Dio si è manifestato a me in Gesù Cristo, vuol dire che io, uomo, sono capace di Dio. Sono capace di Dio. Perché se Gesù Cristo appare al mio gatto, il mio gatto va a mangiare la scatoletta. Non è capace di Dio. Il gatto non è capace di Dio. E lui mi vengono a dire i sapientoni del Corriere della Repubblica che la scimmia pian piano giù i disegni, no? Ma quando vedi che si alza, capito? Non so se avete notato. Le mani si allungano. Capito? Le mani prensili. Che mi vengono a dire, scusate, io dico, la differenza fra l'uomo e la scimmia è che l'uomo ha il cranio un po' più grosso. Capito? L'uomo non c'è i peli, l'uomo ha perso la coda per la strada e così via. Le scemenze. Io rispondo. A parte il fatto che posso dire che l'uomo è capace di ragionare, la scimmia non è capace di ragionare, che l'uomo ha l'intelligenza, la sapienza, la libera volontà, capito? Ha la coscienza, eccetera, eccetera. Ma io posso dire una risposta molto più semplice. Che l'uomo è capace di Dio, la scimmia no. L'uomo è io guardando a Gesù Cristo dico che l'uomo è capace di Dio, perché la natura umana in Gesù Cristo si è unita alla natura divina. E perché l'uomo è capace di Dio? Perché ha l'alito di Dio, ha l'anima spirituale immortale, come dicevano già i filosofi greci e i saggi indù, che c'è l'anima spirituale immortale, lo dicevano già tantissimi, ma perfino quelli lì del ballo coi lupi credevano che l'anima è spirituale immortale, hai capito? Dunque, dico, se l'uomo, dunque, Gesù Cristo è questa grande luce perché mi rivela chi è Dio. E quando io so chi è Dio, ragazzi miei, io ballo. Io sono felice perché c'è il sole, la vita è illuminata, perché io so che andrò per eternità a gioire, senza lavorare, senza pagare le tasse, senza morire, senza faticare, senza fare la coda all'ASL, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la verità. E se non ci fosse, rischio di andare al cimitero con i gatti e con i cani, perché come fanno anche quello? Capito? Se non ci fosse Dio, quella, la differenza non è da poco. La differenza non è da poco. Ma cosa ci dà il mondo con la sua intelligenza? Cosa ci dà? Scemenza.
Il mondo con la sua intelligenza ci dà scemenza, ci dà tenebre, ci dà errori, ci dà la dittatura del relativismo, per dirla con le frasi fini di Papa Benedetto. Ci dà la dittatura del relativismo, per me è così, per me è cos'ha, per me è cos'ho, capito, eccetera, eccetera. Gesù Cristo, dunque, è questa grande luce che ci rivela chi è Dio, chi è l'uomo, e ci rivela qual è il senso della vita. Ci dice che noi veniamo da Dio, che siamo capaci di Dio, che siamo orientati a Dio, e che Dio è il fine ultimo della nostra vita, e che l'eternità è quel golfo di luce verso il quale la navicella della nostra vita è diretta. Coraggio, coraggio, cari amici, coraggio, terra, terra, prima o poi grideremo anche noi. Ha capito? Paradiso, paradiso, dicevano i santi, ma è la verità, ma siamo come i fiori di primavera che oggi ci sono, domani non ci sono più. Quei fiori che, dice la Madonna, si vedono da lontano per un momento e poi scompaiono. Questa è la nostra vita. Se non ci fosse Dio sarebbe una fregatura enorme, questa sì che è la fregatura. L'ateismo è una fregatura infinita. È una tenebra assoluta, è una resa al principe delle tenebre, altro che storie, ed è la riduzione dell'uomo a un fenomeno momentaneo, a un grumo di materia. E difatti, sotto il potere delle tenebre la storia umana è diventata una grande macelleria, e basta. Cioè la storia dell'uomo è una macelleria infinita. Una cosa che io dico al Signore, ma come fai a guardare dal cielo una cosa del genere? Per fortuna che sono le anime spirituali immortali che Dio salva più che può, meglio che può, con la misericordia infinita che ha. Gesù Cristo ci illumina anche sul bene e sul male, con la sua parola, ci dice ciò che è bene e ciò che è male, ma anche a questo riguardo. Cari amici, come gli uomini sono lontani dal sapere ciò che è bene e ciò che è male. E sono, non solo sono lontani, ma sono anche complici del demonio nel falsificare. La nostra società è piena di... Cioè, è venuta a intervistarmi una della televisione e mi dice, poi non, naturalmente poi... tagliano, perché lì in onda va sempre politicamente corretto e basta, ricordatevelo, e stop, se no il resto dico mi faccio, dov'è Satana, dico scusate, ma lei cosa vuole, che andiamo fuori per la sala a vedere Satana? Abbia pazienza, sì, ma mi dica dov'è, ma dico scusate, ma dico dov'è, è dappertutto, guardi, mi scusi, è nel nostro linguaggio quotidiano. È un linguaggio quotidiano tipico del menzionino dell'assassino. Dico, scusi, mi dica lei, lei sa che cos'è la famiglia allargata? Quella cosa si chiama la famiglia allargata, è la famiglia cornuta. Perché cornuta? Perché c'è inserito il demonio con l'adulterio, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso la chiamano la famiglia allargata. Si è aperta, capito? Allargata. Allargata dove? Queste sono le frasi, oppure l'interruzione della maternità, l'assassinio, quell'omicidio odioso che è l'aborto, l'interruzione della maternità. L'uccisione di un essere umano per motivi di età, pensiamo il caso di Eruana, no? È eutanasia, cioè la dolce morte, cioè... Cioè tu lo vedi Satana nel linguaggio falso, il linguaggio falso è omicida, è il suo linguaggio, ma tu vai a dire a quelli che questo è il linguaggio del demonio, ti saltano addosso, ma questa è la presenza di Satana, ma è la presenza viva del menzognero, dell'assassino, nella vita quotidiana. E perché Satana, cosa fa Satana nella tentazione? Satana nella tentazione ti presenta il male sotto forma di bene. Per cui si è arrivati al punto che si dice che ciò che moralmente è male si dice che è bene, anzi che fa bene alla salute, anzi dicono addirittura che l'adulterio fa tanto bene.
capito? Alla salute, alla psiche, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono, per dire, un aspetto qualsiasi, ma la vita sociale è tutta una falsificazione, per cui alla fin fine cosa succede? Che non esistono più principi morali universali, ognuno si dà la sua morale per conto suo. Allora, è per quello che la Madonna dice, siete sulla strada sbagliata, siete sulla via della perdizione. Perché? Perché la strada ci inganna, capito? Ci presenta il male come se fosse un bene e siamo arrivati al punto che esaltiamo come bene ciò che dal punto di vista della coscienza e dei comandamenti di Dio è male. Ma guardate che questo punto è particolare, a mio parere, è molto particolare. Cioè, questa falsificazione del bene col male è quella che mette in forse il futuro del mondo. Cioè, perché facendo il male, capito? Il male, cioè il male morale, parlo del male morale, il peccato, quindi superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia. Cosa fa Satana facendo il male? Fa esattamente quello che ha detto la Madonna nel suo messaggio di ottobre, dove dice: mette se stesso al posto di Dio e distrugge tutto ciò che è bello e buono nell'anima di ognuno di voi. Cioè Satana, presentandoci il male sotto forma di bene, distrugge tutto ciò che c'è di bello e di buono nel cuore delle persone. Le persone diventano cattive. Come ha detto la Madonna una volta, siate mia immagine e non immagine di Satana. Le persone diventano immagine del maligno. Diventano cattive, diventano orgogliose, egoiste, senza pietà, senza amore, senza misericordia, senza verità. In un mondo, scusate, quando la maggioranza della gente è così, capito? Cioè, quando Satana ha distrutto tutto ciò che c'è di bello e di buono nel cuore delle persone, per cui non c'è più la fedeltà coniugale, non c'è più la santità nella famiglia, non c'è più l'amicizia, non c'è più l'amore fra genitori e figli, e giù, avanti, non c'è più onestà della vita associata. Per cui è tutto un fregare continuo, gli uni che fregano gli altri, chi frega di più, chi frega meglio. C'è il menefreghismo, capito? Per cui nessuno più allunga la mano per aiutare l'altro. C'è la durezza di cuore, l'indifferenza. Quando il mondo diventa così, l'inferno incomincia su questa terra. C'è la bomba atomica, prima incomincia nei cuori delle persone. Gli uomini diventano sempre più immagini di Satana. E questa umanità, immagine di Satana, prepara la sua autodistruzione. È una cosa seria. Cioè, quello che è uno dei messaggi più... Cioè, a parte che la Madonna non fa che attualizzare ora quello che ha detto Gesù Cristo. Gesù Cristo ha detto, per la sua generazione, l'ha detto, se non vi convertirete perirete tutti, ed è stato esattamente così. Non si sono convertiti, hanno voluto il messia politico, i romani li hanno ammazzati tutti. Leggete le pagine di Giuseppe Flavio sulla distruzione di Gerusalemme. Vi assicuro che una cosa così non ve la immaginate. La città piena di cadaveri da tutte le parti, e mangiavano i cadaveri, le madri mangiavano i bambini. E Gesù vi ha detto 40 anni prima, se non vi convertirete, perirete tutti. La Madonna sta dicendo la medesima cosa. Se non vi convertirete, perirete tutti. Solo che oggi, capito, non ci sono le spade. Oggi sono le armi di distruzione di massa, per cui se non ci convertiamo non c'è futuro. Non c'è futuro. Cioè il mondo dove comandano i demoni, che si sono instaurati nel cuore degli uomini, il mondo dove il male è più forte del bene, non ha futuro. È per quello che la Madonna ci dice, vincete il male col bene. Cioè ci deve essere una forza. Perché la Madonna è qui da così tanto tempo? È qui da così tanto tempo per suscitare le forze del bene che fermino quelle del male. Perché se le forze del male hanno la prevalenza nei cuori delle persone, il mondo è popolato da figli di Satana. Come dice la parola della zizzania. Capito?
e quelli ti portano il mondo alla distruzione. Allora io dico, Gesù Cristo da cosa ci ha salvati? Gesù Cristo ci ha salvati dal potere delle tenebre e dalla possibilità che Satana, prendendo i cuori delle persone, faccia del mondo l'anticipo dell'inferno. Perché noi lo vediamo, scusate, noi siamo, dico, la Madonna, perché la Madonna dice la pace prima nei vostri cuori, poi nelle famiglie e poi ci sarà la pace nel mondo. Ma scusate, ma pensiamo alle guerre quotidiane. Cioè, la vita la vita delle famiglie, la vita degli uomini associati nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, con i vicini di casa, con i parenti, è una guerra continua. Una guerra continua, noi litighiamo tutto il giorno. Noi facciamo la guerra tutto il giorno, noi parliamo male tutto il giorno, noi siamo invidiosi, noi siamo gelosi, noi diffamiamo, noi ci vendichiamo. È una cosa incredibile. Dopo ci lamentiamo che c'è la guerra fra Israele e Hamas. Noi la guerra la facciamo tutti i giorni. Se non ospitiamo Dio nel cuore, la sua pace, il suo amore, la sua gioia, il suo perdono, la vita associata diventa impossibile. D'altra parte, come vedete, come è impossibile la vita molte volte nelle famiglie dove non c'è la pace, dove non c'è la preghiera, dove non c'è il perdono reciproco. È una guerra continua. Le famiglie si sfasciano. Cosa sono le famiglie sfasciate? Sono le famiglie che hanno fatto la guerra senza aver fatto la pace. Chiaro? Le famiglie sfasciate sono le famiglie dove la guerra ha vinto sulla pace, né più né meno. E nella vita associata uguale. Ma in tutta la vita associata, la vita economica, la vita politica, è una guerra continua. È una guerra continua. Questa è la realtà del mondo dove manca, dove appunto manca la pratica del bene, la testimonianza del bene, la lotta per il bene. Cioè Satana entra nei cuori, distrugge ciò che c'è di bene, inganna, ci attira. Gioca sulla nostra fame di mondo, sui nostri vizi capitali e fa sì che prendano sopravvento in noi. Quello che mi preme dire dunque, che Gesù Cristo ha salvato il mondo perché ha portato nel mondo la luce, una grande luce, che ci dice che Dio c'è, che è il sole della vita, che Dio ci ama, che Dio misericordia per noi. Gesù Cristo ha illuminato la nostra vita, ci dice che noi veniamo da Dio, che siamo immagine di Dio, che siamo il Tempio di Dio, che siamo predestinati all'eternità, che la vita è un cammino verso l'eternità, capito? Questo ci dice Gesù Cristo, è una grande luce, è l'unica luce, non ci sono altre luci. Ci dice cos'è il bene e cos'è il male e per andare, ragazzi, dico che siete alla ricerca di maestri. Quale maestro potete avere più di Gesù Cristo? Ma guardate che dei giovani come voi, su una parola di Gesù Cristo, hanno cambiato la loro vita, hanno cambiato il mondo. Come ha fatto Sant'Antonio Abate, che ha dato inizio al monachesimo nel mondo, che ascolta una parola sola entrando in chiesa, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. O il giovane Francesco, che il movimento ha messo nel mondo, ha sentito una parola di Gesù, ma è Francesco, riedifica la mia chiesa. E una schiera di giovani, lungo il corso dei secoli, fino ad oggi, fondando la loro vita su una sola parola di Gesù Cristo e del Vangelo, hanno cambiato se stessi, hanno dato valore alla loro vita e hanno cambiato il mondo. Dico, le uniche parole che non passano mai, le uniche parole che io mangerei mattino, mezzogiorno e sera come se fossero bistecche, sono le parole di Gesù Cristo. Ma io una sola parola non riesco mai a mangiare, perché la mangerei in eterno. Una sola parola la mangerei in eterno. Ragazzi, invece di scrivervi con le cretinate che scrivete sui tatuaggi, scrivete come fanno anche tanti calciatori, le parole di Gesù, capito? Sulla vostra pelle scrivete, capito? Scrivete, ama i tuoi nemici, capito? Eccetera, eccetera. Scrivete queste cose. Chi prende una parola di Gesù, chi prende una... mica vi dico, legge tutto il Vangelo, fatelo in digestione. Prendete una parola di Gesù, una parola! Una parola di Gesù,
Su quella parola costruite la vostra vita, prendetela, meditatela ogni giorno. Su quella parola costruite la vostra vita e voi l'avete costruita sulla roccia. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica costruirà la sua casa sulla roccia. Soffiarono i venti, straniparono i fiumi, ma quella casa non cadde perché era fondata sulla roccia. Volete fondare la vostra vita sulla parola degli uomini, cari amici? È come scrivere ti amo sulla sabbia. Un'ondata la porta via. E questo è il succo che vi porto. Il Vangelo è pieno di ogni parola, è una luce, è una forza incredibile. Prendetene una e mangiatela.